Britti abbiamo sentito, voi non ci avete fatto caso, forse anche i saluti di Alex Britti, anche lui è stato catturato dai microfoni di Radio Sola Città qualche tempo fa, ma noi ai microfoni di Radio Sola Città abbiamo Joy Gianvincenzi. No, assolutamente no, il mio nome è Joy. Joy Gianvincenzi, allora, bella questa idea che hai, allora, da quando parte o è già partita? Allora, l'idea ancora non è partita perché appunto aspettavamo la notizia ufficiale alla radio, insomma, quindi aspettavo questo giorno un po' come se fosse l'inizio appunto di un nuovo progetto. Colgo l'occasione per ringraziare ancora Simone Spiga e il padre Massimo appunto per dare l'opportunità a me e tanti altri artisti di esibirsi nella loro cornetteria che sta in via Luigi Cadorna. Uno di abbiamo fatto anche tutta pubblicità occulta, uscita da qui, ma è occulta perché sono degli amici che salutiamo, anzi noi li aspettiamo se vogliono diventare nostri partner pubblicitari, noi commerciali, noi siamo pronti ad abbracciarli all'interno della programmazione di Radio Sola Città oppure anche proprio sponsor di Troppo Forti, non sarebbe male, anzi sì. Io ti invito da questo momento, se non hai impegni una volta a settimana, a venire qua a parlare di libri. Ah, oh, perfetto, ti piacerebbe? Certo, sarebbe un'opportunità bellissima. Oh, potremmo parlare una volta a settimana di libri, anche del tuo, ma anche di altri giovani artisti civitavecchiesi e non potremmo parlare così nel nostro appuntamento pomeridiano di libri. Così stendiamo il progetto della cornetteria in radio. E che radio? Così facciamo questo doppio binomio. Certo, sarebbe una bella idea. Sarebbe bellissima, sì, perché come dicevamo prima, purtroppo a Civetta ci sono tantissimi artisti che non sanno a chi rivolgersi per pubblicizzare i propri... Lo dico al nostro presidente che è arrivato adesso, ho dato così un input al nostro Joy per un appuntamento settimanale insieme a lui per parlare di libri all'interno dei Troppo Forti. Va bene? Certo, devi venire, guarda, quello là, no? Il microfono è quello là, lei dice non strillare come sempre. Il verdetto finale. Perché lui strilla. Allora, il direttore non sono io sono semplicemente il presidente che un pochino, anche se potrebbe sembrare di più, ma è un po' meno in questo caso. Comunque per me sono contentissimo, per me va benissimo questa cosa e spero che i radioascoltatori ci ascoltino sempre più numerosi. Certo. No, perché è un bel binomio, perché dovevamo fare questa cosa che lui fa con altri ragazzi, è bello perché un cantante può presentarsi insieme a uno scrittore all'interno della cornetteria qui di Civitavecchia e poi dove presenta lui, e la stessa cosa si potrebbe fare a microfoni di Radio Città. Va benissimo. È così anche per dare più ampio respiro a questa situazione. Esatto, perché siamo un po' troppo abituati a Facebook, a YouTube, però diciamo che quel tipo di pubblico è un po' freddo, perché non c'è un riscontro, non c'è una persona che alza la mano e può interrogare. Anzi, 0766 54 29 70 è libero, se volete fare qualche domanda, se siete degli artisti che vogliono sapere come possono avvicinarsi a questa idea di Joy, possono telefonare qui adesso, in questo momento, 0766 54 29 70 di Radio Sola Città e parlare direttamente con lui e fare così anche in diretta le domande Joy. Dai, cascateci, forza! 0766 54 29 70, cambiamenti! E lo sai chi la canta? No. Il Vasco Nazionale! Ah, mi piace. Ah, mi piace, a me sì.